Bentornati amici di Rete 8, buone feste, restate con noi perché veramente abbiamo tante ricette in serbo per voi. E oggi il nostro chef Antonio Di Giovacchino ci porta nuovamente in Friuli Venezia Giulia. Ciao Jennifer, bentornati. Ciao chef. Allora, oggi andiamo a fare proprio una ricettina invernale, proprio gustosa. Sti giorni qua che fa freddo. Ci vuole. Poi comunque ecco, anche in questo periodo di festività, no? Magari abbiamo mangiato tanti piatti molto molto ricchi, no? E anche questo è un piatto ricco, però è comunque qualcosa di diverso. Rispetto a quello che comunque abbiamo mangiato quotidianamente, perché poi si sa, chef, durante le festività si rispetta moltissimo la tradizione, come è giusto che sia. Quindi magari tra una festa andiamo fuori regione e assaggiamo un sapore, un gusto diverso che ci fa tornare la voglia di mangiare, perché dopo sotto le feste mangi, questa voglia di mangiare. Dici quasi, che se ne va quasi, la voglia? Non è che se ne va la voglia, ma ci sentiamo un po' appesantiti. È vero. Allora, questa praticamente è Talking Bride, è una ricetta friulana che ci stanno due versioni. Una è Talking Bride e una è Talking Bowl. E praticamente è la polenta al lavoro e la polenta è a casa. Allora, okay, noi andremo a fare il Talking Bride, che è la polenta a casa. A casa facciamo una polentina semplice con farina di mais e acqua. Okay. Poi sopra, e per il condimento, andremo a fare una crema di formaggi, che viene fatta sempre con un formaggio montasio, una ricotta e un formaggio caprino, e poi la salsiccia a parte, facciamo rosolare la salsiccia. E un'altra cosa che ci va sopra, che gli dà questa particolarità, è il burro e la stessa farina di mais, si chiama la morgia. Va praticamente, questo burro va portato a color nocciola, rosolato con la farina, e gli si mette sopra. Ah, che curiosità! E questa è una particolarità. Che curiosità di scoprirla. Allora, la prima cosa che andremo a fare è questa crema di formaggi. Andiamo a mettere il nostro formaggio, il latte, il caprino. Allora, nel frattempo facciamo andare la nostra salsiccetta di carne. Noi riusciamo ad accorciare i tempi rosolata, perché abbiamo Cristina, che è la moglie di Antonio, che è una risorsa infinita di questo ristorante, che nel frattempo è andata su un altro fuoco e sta preparando la nostra crema di formaggio. Questa la facciamo andare anche questa per 10 minuti, una bella rosolatura di salsiccia. Ok, e nel frattempo noi ci facciamo la nostra polenta. Mettiamo l'acqua. Mettiamo il sale. E a pioggia verseremo la nostra farina di mais. Ok, adesso facciamo cucinare questa polenta. Ok. Per 10 minuti, un quarto d'ora, diciamo. Sì. Ok. Bene, ora prestate particolare attenzione perché stai facendo cosa? Allora, adesso la morgia. La morgia. Che praticamente si mette sopra a questa polentina. Andremo a mettere del burro. Faremo sciogliere. Quindi facciamo sciogliere il burro. Sono proprio curiosa di questa cosa. Facciamo andare un po' con la nocciola. Ok. Un bel piatto, eh? Sì. Beh, diverso rispetto sì, la polenta preparata diversamente, non come la prepariamo noi. Ho
nocciola, ma non bruciata, okay. Attenzione, se no dopo prende il sapore bruttissimo. Beh, questo è, diciamo, quel tocco di particolare che gli dà. Sono proprio curiosa poi di vedere come verrà assemblata. La stessa farina, diciamo. Qua. Ci siamo quasi col quasi colore, ci siamo, eh? Un attimo. Una volta che abbiamo tutte e tre le preparazioni, andremo, ecco qua. Quindi questo è semplicemente burro e farina di mais. La stessa farina di mais che ci abbiamo fatto la polenta, una parte di quella farina l'abbiamo lasciata e l'abbiamo... Ok, ovviamente poi tutte le dosi le trovate in riepilogo a fine puntata, così potete prenderne nota e rifarla. Adesso la facciamo andare anche questa per una 10 minuti. Ok, ed eccoci, siamo pronti con tutti gli elementi che servono per comporre il piatto, vero chef? Sì, allora abbiamo la nostra polentina, sì. La nostra crema di formaggi, sì. La nostra salsiccetta e la morgia. E la morgia che non è altro che burro e farina di mais. Ed ecco il color nocciola che ci dicevi. Color nocciola, profumo, un profumo di veramente farina tostata. Sì. E potremmo andare a assare direttamente. Ma che meraviglia! Faremo un po' questa polentina centrale. Sì. Allora, per prima cosa andremo a mettere questa salsa di formaggi. Intorno. Wow. Salsiccia al centro. Non è proprio leggero questo piatto. No, beh, leggera no, però io avevo detto gustosa. Inizialmente gustosa, un piatto di periodo invernale, di quando fa praticamente quando ci abbiamo la neve fuori. Perché comunque si bruciano freddo, più calorie. Ci dobbiamo riscaldare. Abbiamo detto che è un piatto friulano. Senti chef, ma noi dobbiamo bilanciare un po' le pillole della nostra nutrizionista che a fine puntata ci fa passare la voglia di mangiare quando dice se non volete ingrassare, se non vi volete ammalare. Allora, ok, cerchiamo un equilibrio. Noi esageriamo in un senso, le dosi, lei nell'altro. Le dosi, dobbiamo mangiare poco. Esatto. Tutto, assaggiare tutto, tutto però poco, è vero. Porzioni senza scudere... limitate. La cosa più importante sono le porzioni limitate. Certo, no, ma io stavo scherzando, la nostra Anna ovviamente ci dà consigli incredibili per la nostra salute, però io credo sempre che comunque anche, diciamo, un buon piatto, anche carico, come dici tu, mangiarne poco ci rende solo più felici, chef, ed è importante anche quello, e vero? Questa è la morgia. Wow! Va intorno. Mazza che piatto, chef, wow! Che abbiamo bello! Fatto un bel piatto invernale. Sì, di sostanza. Di sostanza. Molto, molto ricco. Profumato, senti questi profumi, cioè, lo diversi. Lo fate quando c'è la neve e poi andate a correre in mezzo alla neve. Sì. Però sentiamo, nella polenta, però sentiamo questi profumi completamente diversi dalla nostra polenta che facciamo con le sfondature dei maiali. È vero, Sergio. Grazie per questo piatto. Grazie a voi. E grazie ai nostri telespettatori. Mi raccomando, Anna, pensaci tu, dacci il consiglio giusto. A domani. Cerchiamo di cucinare al momento utilizzando i cibi freschi. Non utilizziamo cibi preconfezionati, precotti, molto raffinati, perché questi sono ad alto indice glicemico, perché questi sono ad alta densità calorica. Questi alimenti fanno ingrassare e sono sconsigliati anche da vari organi che si occupano della prevenzione di salute.